Il nuovo ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, è arrivato oggi a Firenze per incontrare il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi, e la sua giunta. Obiettivo: confrontarsi per costruire una legge quadro nell'ambito delle autonomie differenziate delle regioni. Oggi il ministro che ci è venuto a trovare, diversamente dalle convocazioni in fretta e furia del precedente governo, a cui poi non è seguito nient'altro che una morta gora di inerzia, si riprende invece la trattativa e quindi il negoziato su ciò che il Consiglio ha approvato il 18 di ottobre dell'anno scorso, e quindi si apre la prospettiva di conseguire l'autonomia con un accordo con il governo entro la legislatura in corso. Le priorità di autonomia che la Regione Toscana chiede sono l'ambiente, con i temi legati agli aspetti produttivi e all'economia circolare, le politiche del lavoro, la valorizzazione dei beni culturali e un ruolo più definito delle istituzioni per l'accoglienza dei migranti. Il ministro Boccia ha lodato il lavoro proposto dalla Toscana e ha sottolineato che quando si parla d'Italia non si deve pensare esclusivamente al divario nord-sud. In ogni regione ci sono aree in ritardo di sviluppo, in ogni regione ci sono aree che hanno problema anche demografico, di svuotamento connesso a temi che conoscete e che spesso i presidenti stessi delle regioni non sono in grado di affrontare con le risorse ordinarie. E quindi la legge quadro serve a riorientare tutti i fondi pluriennali di investimento esistenti nel bilancio dello Stato per dare alcune priorità in maniera automatica. Boccia ha assicurato che dalla prossima settimana prenderanno il via i negoziati tra Stato e Toscana. Ottimale per Rossi sarebbe arrivare all'approvazione della legge quadro entro fine anno. Se riuscissimo anche su questo versante a concludere con un accordo con il governo nazionale, penso che chi dovrà scrivere un po' di storia, forse un po' di storia della regione toscana, dirà che questo quinquennio è stato un quinquennio di profonda trasformazione e ridefinizione del ruolo della regione toscana. Il tutto è avvenuto in una fase in cui, diciamo così, siamo andati indietro rispetto ai finanziamenti.